Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le equazioni di primo grado fratte. Innanzitutto, come faccio a riconoscerle? Molto semplice. È un'equazione perché ho un uguale che mi separa un primo membro da un secondo membro. Seconda cosa, noto che l'incognita è al denominatore. Quando l'incognita è al denominatore, cioè sotto, sono in un'equazione fratta. La primissima cosa che dobbiamo fare è l'MCM. L'MCM tra 2x più 1 e x più 1 è 2x più 1. Vi ricordo che l'MCM si trova prendendo tutti i fattori che vedete con il massimo esponente in cui appaiono. Quindi andiamo a fare lo stesso denominatore sia al primo che al secondo membro. Prima di fare qualsiasi calcolo, ricordatevi di fare il CE, ovvero la condizione di esistenza. Dobbiamo porre tutti i nostri fattori dell'MCM diversi da 0. Ora, io qui ho due fattori, ho 2 e x più 1. 2 è un numero, è ovvio che è diverso da 0, quindi pongo soltanto x più 1 diverso da 0. Questa è una piccola equazione di primo grado. Sappiamo che devo portare il termine noto al secondo membro cambiando di segno e la x la ricopio. Quindi il nostro CE è x diverso da meno 1. Segniamocelo bene e evidenziamocelo, perché questo CE dovremo andarlo a rivedere quando abbiamo trovato la soluzione. Ora che abbiamo fatto il CE, partiamo con i calcoli. L'MCM diviso tutto lui rimane 1 per x, x. Al secondo membro l'MCM diviso lui va via x più 1 e quindi mi rimane 2. 2 lo devo moltiplicare per il numeratore, viene 2x alla seconda. Meno x non ha il denominatore, quindi devo moltiplicare meno x per tutto l'MCM. 2 per meno x, meno 2x, e ricopio x più 1. Stessa cosa, meno 1 lo moltiplico per 2, viene meno 2 per x più 1. Ora mando via i denominatori e andiamo a fare i calcoli sopra. Qui ricopio x, 2x alla seconda lo ricopio, andiamo a fare il prodotto qua. La regola è il primo termine per il primo, quindi meno 2x alla seconda, il primo termine per il secondo, meno 2x. Di nuovo la regola è il primo termine per il primo, meno 2x, il primo termine per il secondo, meno 2 per 1, meno 2. Ora, noto che ci sono dei termini di grado superiore al primo. Abbiamo detto che nelle equazioni di primo grado tutti i termini di grado superiore all'1 devono andare via. Se non vanno via vuol dire che ho sbagliato qualche calcolo. Questi due termini sono opposti e quindi sappiamo che si eliminano. Ora, dopo aver fatto i calcoli, il passaggio è portare tutte le incognite al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro. La x la ricopio. Questa la porto al primo membro, cambiando di segno diventa più 2x. Idem, lui portato di qua diventa più 2x. E ricopio meno 2 che stava già al secondo membro. Sommiamo 2 più 2 4 più 1 5x e ricopio il termine noto. Ultimo passaggio, sappiamo che devo sempre dividere per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi divido a destra e a sinistra per 5. Così facendo 5 5 si semplifica e la soluzione è x uguale a meno 2 quinti. Come vi dicevo, una volta trovata la nostra soluzione devo andare a verificare il CE. Il CE mi dice che gli piacciono tutte le soluzioni tranne meno 1. La nostra soluzione è meno 2 quinti e quindi ci va bene. Se la nostra soluzione fosse stata proprio x uguale a meno 1, siccome non andava bene, avremmo dovuto scrivere che l'equazione è impossibile. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Abbiamo un'equazione fratta, quindi come sempre dobbiamo partire dall'MCM. Innanzitutto andiamo a vedere i nostri denominatori, perché questo è un monomio, quindi è a posto così, è uno solo. Qua invece ho due termini e mi rendo conto che posso scomporlo in fattori. Infatti posso raccogliere a fattor comune una x. Raccogliendo x, x diviso x fa 1. 2x alla seconda fratto x rimane 2x. E ho finito di scomporre. Ora noto che questo termine tra parentesi è quasi uguale a questo. Perché dico quasi? Perché qui vedo più 1, mentre qua c'è meno 1. Qui vedo meno 2x e qua c'è più 2x. Quindi come potete vedere sono uguali ma hanno i segni invertiti. Tutte le volte che capita questa cosa dobbiamo cambiare segno a questo e cambiare segno anche alla frazione. Ovvero x lo ricopio e questo qui cambiato di segno diventa 2x meno 1. Devo adesso cambiare segno alla frazione. Prima qua c'era più, ora
avrà meno. Per cui quando andremo a fare i calcoli davanti a questa frazione considereremo il segno meno. Andiamo a fare l'MCM. L'MCM tra questi tre denominatori è x2x-1. Prima di fare i calcoli abbiamo detto che dobbiamo fare il CE, la condizione di esistenza, ponendo diversi da 0 tutti i nostri fattori. Noi ne abbiamo due. X diverso da 0, che è già risolta, quindi non devo fare calcoli, e 2x-1 diverso da 0. Portando l'1 al secondo membro, cambio segno, diventa più 1. Dividiamo sempre ambo i membri per il coefficiente davanti alla x, quindi dividiamo per 2. 2, 2 si semplifica e rimane un mezzo. Evidenziamo bene il nostro CE perché poi dovremo controllarlo quando arriveremo alla fine dei calcoli. Il CE quindi mi dice che mi piacciono tutte le soluzioni tranne x uguale a 0 e x uguale a un mezzo. Questo vuol dire che se la soluzione della nostra equazione fratta verrà o 0 o un mezzo, allora dovremo scrivere che l'equazione è impossibile. Ma torniamo ai nostri calcoli. L'MCM fratto x mi rimane 2x-1, che moltiplica il numeratore, meno l'MCM fratto il mio denominatore scomposto rimane 1, quindi scrivo meno 4. Mentre al secondo membro l'MCM fratto 2x-1 mi rimane x e la moltiplico per il numeratore, quindi 6x per x, 6x alla seconda. Ora che ho fatto i calcoli e che ho fatto il CE posso mandare via i denominatori e quindi l'equazione diventa intera. Svolgiamo la moltiplicazione. Il primo termine per il primo, 1 per 2x, 2x. Il primo termine per il secondo, meno 1. Poi dobbiamo fare la stessa cosa con il secondo termine, quindi 3x per 2x, 3 per 2, 6, x per x, x alla seconda. 3x per meno 1, più per meno, meno 3 per 1, 3x. E tutto il resto lo ricopio. Siccome stiamo facendo le equazioni di primo grado, sappiamo che tutti i termini con l'incognita che hanno grado maggiore di 1, se ho fatto bene i conti, devono andare via. Noto che al primo membro ho 6x alla seconda e al secondo membro pure. Se lo porto al primo, sappiamo che cambia di segno, diventa meno 6x alla seconda e quindi sono opposti. In generale, ricordatevi che quando al primo e al secondo membro ho esattamente la stessa quantità, posso mandarla via. Ora siamo arrivati al passaggio finale, separo al primo membro tutti i termini con la x e al secondo membro tutti i termini noti. 2x e meno 3x lo ricopio. Meno 1 lo devo portare al secondo membro, diventa più 1. Meno 4 lo porto al secondo membro, diventa più 4. Sommiamo 2 meno 3 meno x. 1 più 4, 5. La x deve sempre aver segno positivo, quindi cambiamo segno a tutta l'equazione. Qua diventa più e qui diventa meno. La mia soluzione è x uguale a meno 5. Andiamo a confrontarla con il mio CE. Meno 5 è accettabile perché il CE diceva che non volevo 0 e non volevo un mezzo. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova. Allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. E anche per oggi è tutto. Se mi segui ormai da un po', avrai capito che i miei video sono pratici e soprattutto brevi. Quindi non serve studiare ore e ore sui libri, ma bastano pochi minuti in maniera concentrata per allenarti, vedere tutti i passaggi e diventare sempre più bravo in matematica. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, perché nei prossimi giorni caricherò nuovi video su anche argomenti che mi avete chiesto in chat. Io sono Monia Tomassini e come ormai sapete benissimo, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!